professoressa Anna Battista, lei insegna italiano all'interno dell'Istituto Luigi di Savoia. Sì, e nello specifico nell'Istituto Professionale l'indirizzo sociosanitario. È una scuola nuova, una struttura nuova, accogliente, luminosa, ambienti a norma, sia per quanto riguarda la sicurezza che per quanto riguarda l'igiene. L'indirizzo sociosanitario è fornito di due laboratori, quello linguistico e quello delle metodologie operative, che sono materie che vengono studiate già dal primo anno, metodologie operative dal primo al terzo anno e le due lingue straniere dal primo al quinto anno. Altre materie specifiche di indirizzo nel biennio sono musica e arte. E dal terzo anno fino al quinto anno subentra psicologia generale applicata e igiene e cultura medico-sanitaria. Il primo anno che frequento questa scuola è indirizzo sociosanitario. Ho scelto questa scuola perché mi affascinano le materie di indirizzo, tra cui le scienze umane e sociali, e la metodologia operativa con il laboratorio e le lingue straniere. Mi piacciono tutte le materie, compreso arte e musica, che frequento soltanto nel primo biennio. Questa scuola mi offrirà un diploma che io potrò spendere con gli anziani, i bambini, i disabili e gli immigrati. Le materie caratterizzanti o le materie di indirizzo sono, relativamente al biennio, scienze umane e sociali, metodologia operativa fino al terzo anno e anche direi le due lingue straniere, perché abbiamo un bellissimo laboratorio linguistico. Al terzo anno psicologia diciamo generale e applicata e cultura medico-sanitaria, che costituiscono in pratica la seconda prova di esame, alternandosi negli anni. La psicologia, ad esempio, piace molto ai ragazzi e forse anche questo mi dà la possibilità di stabilire con loro una relazione molto forte. Questo titolo di studi è molto interessante e le materie di indirizzo proprio contribuiscono e favoriscono a acquisire nei ragazzi delle competenze che i ragazzi con queste competenze potranno organizzare e attuare degli interventi mirati alle fasce deboli, quali ad esempio i minori, gli anziani, i disabili e anche gli immigrati. Il titolo che si consegue è il tecnico dei servizi sociosanitari. È un titolo, un diploma spendibile immediatamente sul mondo del lavoro e la possibilità lavorativa ancora c'è. Ovviamente se un ragazzo vuole seguitare negli studi può farlo iscrivendosi a qualsiasi facoltà universitaria. Frequento il primo anno dei servizi sociosanitari e vengo da Pescorocchiano. Tutte le mattine mi alzo alle 5.30 per venire in questa scuola e devo dire che è un sacrificio che faccio volentieri, perché è una scuola che mi piace e offre molte possibilità lavorative. È l'unica scuola della provincia di Rieti. Mi trovo bene con i compagni di classe e anche con i professori, che ci coinvolgono con lezioni interattive e dialogate e con l'utilizzo dei laboratori di metodologie operative e laboratorio delle lingue straniere. Nel laboratorio di metodologie operative, anche attraverso la compresenza con musica, disegno, scienze umane e sociali, svolgiamo delle attività creative che proponiamo in seguito alle diverse tipologie di utenza. Realizziamo lavori con materiali vari, pasta al sale, decoupage, pittura ed altro, che vengono esposti poi in varie mostre e acquistati a offerta libera. Il ricavato verrà devoluto ad associazioni di tipo benefico, quali Teleton, UNICEF, Adozione a Distanza ed altre. Parliamo dell'alternanza scuola-lavoro, che ormai per voi è un'esperienza ormai consolidata. Certo, allora l'alternanza scuola-lavoro si parla di una settimana o 10 giorni in cui noi non veniamo a scuola ma alterniamo appunto scuola e lavoro. Questa settimana io sono all'RSA, che è una struttura semi-residenziale per gli anziani, e ovviamente gli anziani, come sapete, sono anche dei disabili, perché essendo anziani vanno incontro a delle patologie. Anche tu ovviamente hai fatto questa esperienza dell'alternanza scuola-lavoro, che cosa ne pensi?
Allora, l'esperienza è stata veramente molto formativa, anche perché ci troviamo comunque in una struttura, ad esempio il mio gruppo, siamo al Manni, che è una casa di riposo. Ci troviamo in questa struttura dove ci sono sì persone purtroppo sulla sedia a rotelle, ma anche persone comunque autonome. E quest'estate invece avremo la possibilità di andare in Spagna per lavorare con bambini, adolescenti con delle problematiche, immigrati, e questo, diciamo, questa esperienza durerà all'incirca per 2 mesi. I nostri compagni invece del quarto, in questo momento ad esempio, stanno facendo stage a Malta, sempre lavorando su queste fasce deboli, per 1 mese. E in terzo invece i nostri compagni sono in varie strutture, sempre qui in città, delle strutture ovviamente dedicate ai bambini, quindi scuola materna o scuola dell'infanzia. Il corso di tecnico dei servizi sociosanitari offre 2 opzioni ai ragazzi. Una volta conseguito il diploma, i nostri studenti possono o iscriversi all'università o entrare nel mondo del lavoro. Chi si iscrive all'università può farlo in qualsiasi facoltà universitaria, chiaramente è favorito nel iscriversi a corsi come fisioterapia, logopedia, scienze infermieristiche. Noi abbiamo riscontro di tanti ragazzi che hanno superato i test di ammissione a queste facoltà senza difficoltà, ottenendo dei risultati positivi. L'altra opzione è appunto quella di entrare nel mondo del lavoro. I nostri ragazzi possono, ottenuto il diploma che è abilitante, possono andare a lavorare in RSA, in asili nido, in ludoteche, possono lavorare in centri per l'immigrazione, quindi hanno un ventaglio di possibilità di essere inseriti nel mondo del lavoro a 360 gradi. E noi abbiamo riscontro di questo, perché seguendo i nostri ragazzi dopo 1 anno, 2 anni, 3 anni dal diploma, vediamo che tutti hanno sfruttato al meglio questo diploma che la scuola consente loro di ottenere. E ricordiamo che il diploma è equipollente al titolo di OSS. Ho frequentato questa scuola IPSS CTS Nazareno Strampelli. Mi sono diplomata in tecnico dei servizi sociali e ho superato senza alcun problema il test d'ingresso all'università La Sapienza e adesso frequento la facoltà di infermieristica con molta passione. Prima di tutto mi sono iscritta all'università e devo dire che grazie a questa scuola non ho avuto nessuna difficoltà con le nuove materie che ho affrontato e poi ho aperto un'associazione di promozione socioculturale che si chiama Distrobosse insieme ad altri 2 ragazzi che tra l'altro hanno fatto questa scuola e diamo un supporto scolastico ai bambini che hanno dei problemi socio-economici e anche ai portatori di handicap.